Ben ritrovati amici di Gilda News, concorso 2016 cifre da capogiro, chiuderà il 30 e il 31 maggio il concorso 2016 con primaria ed infanzia. L'ANSA ha fatto il punto della situazione numerica. Sino ad oggi i partecipanti alle verifiche scritte sono stati 70.696 con un tasso di partecipazione dei concorrenti del 90,81%. La chiusura si prevede con il botto perché, scrive sempre l'agenzia, per la scuola dell'infanzia e primaria si presenteranno più di 70.000 candidati per 24.232 posti. Carta docente. I 500 euro erogati in busta paga e spesi per la formazione e l'aggiornamento, afferma il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, devono essere rendicontati entro il 31 agosto 2016 e c'è confusione sui beni e servizi che possono essere inclusi. Al di là di una circolare molto vaga emanata molti mesi fa, manca una specifica comunicazione formale da parte dell'amministrazione. Per tali motivi la Gilda chiede un incontro immediato con il MIUR. Docenti dell'infanzia esclusi dal piano assunzionale. Se da una parte la legge 107 ha permesso ai vincitori del concorso 2012 di poter essere assunti anche in un'altra regione, dall'altra i docenti GAE dell'infanzia sono ancora in attesa del ruolo e l'onorevole Silvia Chignetti propone un piano straordinario assunzionale ad hoc per gli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia. Legge 107 persa un'occasione. Al Senato è stata posta la fiducia e a Montecitorio il testo è passato senza che fosse accettato alcun emendamento, confermando ancora una volta l'intransigenza del governo Renzi. Il provvedimento non scalfisce gli aspetti più deleteri della riforma, come la chiamata diretta dei presidi e la titolarità degli insegnanti sugli ambiti territoriali. Il punto di Reginaldo Palermo. Il contratto sulla mobilità, sottoscritto definitivamente da CGIL, CISL, UIL e SNARS lo scorso 8 aprile, prevedeva che entro 30 giorni si sarebbe dovuta svolgere una apposita sequenza contrattuale per definire i criteri per la chiamata dei docenti dagli albi territoriali. Per ora la sequenza è bloccata perché il Ministero ha comunicato di non poter derogare dalle disposizioni della legge 107 secondo cui la chiamata sarà nelle mani dei dirigenti scolastici che potranno decidere a chi attribuire l'incarico tenendo conto del curriculum dei diversi candidati, degli obiettivi del POF e di un eventuale colloquio con gli aspiranti. La richiesta sindacale è per criteri oggettivi e trasparenti, in pratica punteggi e graduatorie. Ma questo è solo un aspetto di un meccanismo che modificherà un aspetto importante dello stesso stato giuridico dei docenti. D'ora innanzi, infatti, gli insegnanti saranno titolari non più in una istituzione scolastica, ma in un ambito territoriale, anche abbastanza ampio. In diversi casi faranno parte dello stesso ambito comuni distanti fra di loro anche 100 km, senza dimenticare che l'incarico presso la scuola avrà durata triennale e non ci sarà per i dirigenti l'obbligo di rinnovarlo. A conti fatti potrebbe essere davvero questa la regola più pesante di tutta la legge 107, quella che inciderà in modo significativo sulle condizioni di lavoro e di vita di centinaia di migliaia di docenti. Mobilità a rischio di insegnare altra materia? Con il modello di mobilità che si è venuto a creare c'è il rischio fondato che molti docenti coinvolti nei trasferimenti cambino disciplina di insegnamento. La continuità scolastica, tanto decantata dal ministro Giannini, evidentemente resta una chimera. Vincitori concorso rischio licenziamento. Sono in migliaia i docenti idonei e vincitori del concorso Scuola 2012 indetto dall'allora ministro Profumo, a rischio di essere licenziati. La notizia è trapelata nei giorni scorsi per via della decisione del Consiglio di Stato, che, di fatto, ha ribaltato la sentenza del TAR Lazio. Furono in molti quindi gli esclusi con punteggio compreso fra 30 cinquantesimi e 34 cinquantesimi che si rivolsero al TAR, riuscendo così ad arrivare fino alla fine del concorso e ad essere assunti. Ora, i giudici del Consiglio di Stato hanno sospeso quanto ordinato dalla sentenza dei giudici amministrativi. Esame di Stato per le scuole medie. Con un decreto ministeriale il MIUR ha rettificato la data per la prova in Valsi per la possibile coincidenza con l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. La prova nazionale in Valsi, leggiamo nel decreto, si svolgerà il 16 giugno con inizio alle ore 8:30. Chiarimenti sul contratto con oltre 36 mesi.
L'onorevole Malpezzi del PD chiarisce in un intervento alla Camera che chi ha fatto 3 anni di supplenza potrà ancora lavorare, in quanto il divieto di stipulare contratti a tempo determinato, afferma l'onorevole, decorre a partire dal 2016 e solo ed esclusivamente per quanto riguarda i posti vacanti e disponibili. Anno di prova, colloquio entro il 30 di giugno. I docenti neoimmessi, che hanno differito la presa di servizio al 1 luglio, devono dunque svolgere il colloquio davanti al comitato di valutazione entro il 30 giugno 2016, in quanto il contratto del docente scade proprio in quella data. Piccolo genio della matematica. Promette bene Edoardo, alunno dodicenne della scuola media Buonarroti di Roma, arrivato quarto alla finale dei campionati internazionali dei giochi matematici, organizzati dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano. Alla fine di agosto volerà a Parigi, dove sfiderà i vincitori delle finali di decine di altri paesi da tutto il mondo. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito girdatv.it o scaricare l'app sul vostro smartphone. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime news.